Buongiorno cari amici, oggi 30 maggio vi voglio spiegare un pochino come avere melone dalle primi di giugno fino a dicembre. Allora, vi faccio prima vedere un po' la situazione. Guardate che bei meloni stanno facendo le mie mini angurie. Guardate. 1, 2, 3, 4, 5, ce ne sono moltissime, ce ne sono. Guardate un po' questo quanto è grande, stiamo parlando di mini angurie. Qui ci sono i miei pomodori, qui c'è il penne, poi c'ho il molteno, questo è il molteno. E guardate un po' quanti bei pomodorini ci sono qua. Questo è il frassino, penso che per il 15 di giugno sto raccogliendo i pomodori. E qui ci stanno le patate, pure queste fra una quindicina di giorni devo incominciare a raccogliere. Allora, ritorniamo ai meloni. Vi stavo facendo vedere le mie mini angurie. Sono bellissime queste piante, si fanno piccole, si fanno perché sono state piantate le prime, ormai come le ho piantate hanno incominciato a fare il frutto e allora non sono cresciute più. Hanno dato il suo valore ai meloni, le piante, guardate un pochino. Purtroppo adesso va bene la mini anguria perché avere dei meloni grandi e metterli in frigo, sinceramente, non c'è mai spazio. Non c'è. E adesso passo ai meloni, quelli che noi diciamo a pane. Questo è il pele di rospo. Guardate un pochino quant'è. Uno, due e tre. Sono tre meloni, qui ce n'è uno più piccolo. Guardate un pochino che meraviglia. Dove vai, vai? Sul centrale sono tutti meloni. Sono e a mano che crescono, più li annaffi e più meloni fanno. Guardate un pochino. Passiamo adesso al gialletto. Guardate pure. È più chiaro come melone, più giallo. Guardate che meraviglia. Di questo periodo, sinceramente, avere meloni allo scoperto di questa grandezza, sinceramente, se ne vedono ben poco. Guardate. Uno, due, tre, quattro, cinque. Più allarghi le piante, guardate, qui ce ne sono tre. Più allarghi le piante e più se ne vedono. Qui sta proprio pieno di melone. E poi passo al Galia. Il Galia fra 15 giorni già è maturato. Infatti guardate un pochino che bella pezzatura. Questo si fa giallo. Guardate, questo si è fatto già retinato. Si è fatto, ciò vuol dire arrivando già a maturazione, sta arrivando. Vedo se trovo, se ce n'è qualcun altro retinato. Guardate un pochino. Questi, quando li ho piantati, dopo 5-6 giorni già ci avevano i meloni. Sto parlando del Galia, sto parlando. Guardate che meraviglia. Oggi 29 maggio, e niente, vi stavo spiegando, per avere i meloni tutto l'anno bisogna piantarli. La prima battuta io la pianto il 5 di aprile, e poi 10 giorni, no, 10 giorni fa sì, ho piantato
le altre. Adesso blocco il video e vi faccio vedere dove ho piantato le altre. Eccoci qua, sono arrivato dove la settimana scorsa ho piantato altre piantine di melone. Guardate un pochino, questa è la mini anguria. Qui sono tre filari di melone di circa 60 metri. E ho fatto un filaro di mini anguria, un filaro di pele di rospo e un filaro di gialletti. E poi sono andato da Ivergaro, ho ordinato altri melone, ho ordinato da piantare il 25 di giugno. Qui pianterò su questo piccolo terreno altro, ancora non ho messo né impianto né pacciamatura. Mi pianterò verso il 25. E ho ordinato di piantare di due filari di mini angurie, tre filari tra gialletto e pelle di rospo. E i meloni che ho piantato adesso, questi qua arriveranno fine giugno no, questi qua arriveranno la metà di luglio e mangerò almeno fino alla metà, fine agosto. E poi questi qua che pianterò arriveranno fine settembre, le mini angurie, e ottobre, da ottobre in poi saranno arrivati i gialletti, saranno arrivati. E niente, cari amici, con questo video io vi volevo spiegare un pochino per avere i meloni da metà giugno fino a dicembre. Piantare melone almeno una volta al mese, ciò vuol dire aprile, maggio e fine giugno piantare, così avrete sempre i meloni fino a Natale. Ok, cari amici, se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like e arrivederci ai prossimi video.